Buonasera, che bello essere a casa. Mi sembra anche assurdo iniziare il mio discorso così, ma qualcuno qua si è dimenticato di chi sono. Quindi mi presento, sono Garau Giorgia, lavoro come educatrice e oltre a questo da 5 anni sono presidente di un'associazione di volontariato che in questi anni ha lavorato tanto in tante tematiche che possono essere l'ambiente, possono essere gli anziani. Negli ultimi 2 anni, visto il periodo storico che stiamo vivendo, siamo stati vicini a tante famiglie in difficoltà. Ma oltre a questo, in questi anni abbiamo sempre teso una mano di collaborazione all'amministrazione perché sono certa che ognuno di noi ha un unico obiettivo che vede San Giovanni Suergiu e le sue frazioni protagoniste. Per questo ho deciso di candidarmi, perché sono certa che un gruppo coeso e unito come il nostro possono dare ancora tanto. In questi anni i miei colleghi hanno fatto un lavoro eccellente. Sarebbe un vero peccato non poter continuare questo progetto che vede San Giovanni centro di un territorio come quello dei Sulcis, ma non solo San Giovanni, anche Mazzacchera. E non esagero quando dico che Mazzacchera in questo periodo è centro non solo della Sardegna, ma a livello mondiale. Viviamo in un periodo storico che vede, ci vede protagonisti. Come attività, come punto di riferimento, ad esempio del kitesurf a livello mondiale. Un'attività che ci sta dando tanto, ma che può dare sempre di più al nostro paese. È una fonte economica non indifferente per tutti noi. In un paese come il nostro abbiamo case, abbiamo B&B, abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un panificio, un negozio che beneficiano di questa economia sportiva, ecco, chiamiamola così. E ancora tanto possiamo avere, grazie anche al pool che è stato approvato da pochissimo in Consiglio Comunale, che vede Mazzacchera che apre, anzi, diciamo così, Mazzacchera ha tante nuove attività, nuovi servizi e nuove visioni per il futuro. Questo però ovviamente senza dimenticare tutti gli altri servizi, tutte le altre attività presenti nel nostro territorio e soprattutto nel nostro litorale. Ad esempio, non dimentichiamoci la pesca, che è il nostro passato, il nostro presente e deve essere il nostro futuro. Ve lo dico io che grazie alla pesca, al sudore che mio padre ha versato e versa tuttora da 50 anni sul mare, sono quella che sono oggi grazie al mare. Abbiamo un paese meraviglioso che può crescere ancora tanto e che soprattutto può essere valorizzato in ogni sua sfumatura. Oggi il nostro programma prevede tante nuove idee, nuove iniziative, nuove idee per valorizzarlo. La vostra fiducia in questo momento è fondamentale. Noi ci mettiamo la faccia, la nostra disponibilità in tutto. Non abbiamo bisogno di entrare nelle case a parlare male di nessuno, a screditare i nostri avversari o a continuare a punzecchiare dietro lo schermo di un PC. In questo periodo ne ho sentite tante, cose che neanche io so di me stessa purtroppo. Prima vi ho detto appunto che è bello essere qua a casa, perché questa è casa mia e nessuno mai me la toglierà. Ho sentito tante persone in questi giorni sconsigliare la mia preferenza perché non vivo a Mazzacchera. È vero, non vivo a Mazzacchera, da circa 4 anni vivo a Sant'Antioco. Ma questo non vuol dire niente. Io da oltre 5 anni sono presidente di un comitato di un'associazione a Mazzacchera che lavora soprattutto per Mazzacchera. Io dormo a Sant'Antioco ma vivo a Mazzacchera con grande orgoglio. Qualcuno si permette ancora di entrare nelle case a promettere, a fare delle promesse. In questi giorni ne ho sentito di tutti i colori. Ho sentito promettere case, ho sentito promettere lavoro da chi addirittura lavoro non ne ha. Ho sentito promettere lavatrici. Scusate se a me questo fa ridere. Nel 2021 ancora c'è gente che crede a queste promesse, io non ci voglio credere. Ma soprattutto nel 2021 c'è ancora qualcuno che si permette di credere che sia
siamo degli asinelli? Scusate, ma io non ci voglio credere. E scusate se mi permetto, in questo momento vedo semplicemente tanti Pinocchio che promettono un paese dei balocchi. E sinceramente mi dispiace moltissimo entrare nelle case e sentire questo. Io oggi sono qua a promettervi, non posso promettervi niente, se non la mia sincerità, la mia voglia di fare e soprattutto di mettermi a disposizione al 100% per il paese e per tutti noi. Per questo io vi invito il 10 e l'11 ottobre a votare Garau Giorgia, la lista numero 2, riprendiamo il filo con Elvira Usai sindaco. Grazie mille.